Ciao Beautine, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi è il mio compleanno. Ovviamente ho registrato questo tutorial qualche giorno prima perché volevo che uscisse proprio il giorno del mio compleanno. Compio 28 anni, inizio ad avere una certa età. E ho pensato, come era tradizione ormai, di propormi un look pensato proprio per un compleanno. Per quanto riguarda quindi il look occhio, ho scelto di creare questo smokey eyes, però molto molto portabile, su tonalità del viola, anche perché penso che il viola sia un colore che stia benissimo su qualsiasi colorazione di occhio, quindi ho deciso di utilizzare un colore che potesse stare bene su qualsiasi persona. Per quanto riguarda le labbra, ho scelto una proposta nude glossata con un gloss con riflessi viola che si sposa benissimo con il trucco occhi. Direi quindi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial. Iniziamo ad applicare il correttore su tutta la palpebra e l'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare e nella piega dell'occhio. Nella piega dell'occhio creo una sfumatura piuttosto leggera utilizzando questo ombretto Malva. Lo stesso ombretto lo vado ad applicare anche all'attaccatura delle ciglia inferiori. Nella parte finale dell'occhio, nella piega dell'occhio e all'attaccatura delle ciglia inferiori, applico questo ombretto marrone. Su tutta la palpebra mobile vado ad applicare questo ombretto Malva con una punta di marrone al suo interno. Con il polpastrello applico questo ombretto viola solo sulla palpebra mobile vicino all'attaccatura delle ciglia. Nell'angolo iniziale dell'occhio creo un punto luce utilizzando questo illuminante piuttosto soft. Realizzo la mia solita riga di eyeliner nera. Nella rima interna inferiore dell'occhio applico una matita viola che vado a fissare con l'ombretto viola e termino il trucco occhio applicando il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio. Per quanto riguarda le labbra, le vado a contornare e riempire con questa matita nude Malva. Su tutte le labbra applico questo bellissimo lip gloss trasparente con riflessi viola. Ed il tutorial è terminato. Io spero che questo look pensato per un compleanno vi sia piaciuto. Ovviamente non dimenticatevi di farmi sapere cosa ne pensate di questo look e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao Beautine! Thank you.